amici miei belli, oggi 19 marzo, festa del papà. Il rapporto padre figlio è sempre un rapporto particolare, molto diverso da quello padre figlia, molto diverso da quello madre figlio. Il rapporto padre figlio, io ho sempre sentito dire tante cose. Vediamo se Serenella Salomoni ci dice quelle giuste invece. Buongiorno Serenella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, allora, buongiorno carissimi. Peccato... beh, indubbiamente hai ragione, il rapporto padre figlio non è facile. Ma quali sono i dettagli da tenere in considerazione così in due minuti, perché quello è il tempo che abbiamo. Sì. Specialmente qui, sai, da noi nel Veneto il rapporto generazionale non è facile, lo vedo in certe situazioni dove il figlio vorrebbe prendere il posto del padre, il padre non si sente vecchio, non si sente pronto a fare questo passaggio e quindi ci sono le lotte di potere che sono, magari non sono così esplicite, però creano quel disagio e quei litigi che non vanno bene. I padri non vogliono far passare gli anni e lasciare lo spazio al figlio che, a parte le aziende, prendere il posto nelle aziende, ma anche nella vita, intendo dire. No? Anch'io sono d'accordo. Sì. Ho assistito domenica a una scena di un padre che diceva al figlio: non batterai mai tuo padre, era una gara di sci, mentre invece il figlio era più forte, ma quasi l'ha quasi lasciato vincere per paura che poi si incazzasse. Ma sai Barry, è la frase che è molto pesante, hai capito? Anche se detta con leggerezza, perché proprio sta a significare qui ci sono io, l'ostacolo sono io e tu non passerai mai, e quindi questo non fa altro che portare il figlio a sentirsi più debole, con meno autostima e quindi a crescere male. Ma una dritta solo, un consiglio che possiamo dare a qualche papà che ancora non ha chiara la situazione. Ma a qualche padre io direi che la cosa migliore è quella di stare in silenzio, stare zitto, ascoltare il figlio e supportarlo, no? Quindi essere di aiuto, non di competizione, no? Voi uomini siete molto competitivi e lo siete anche con i figli, però i figli maschi hanno anche bisogno di avere un padre autorevole che gli dà la sicurezza. Certo, grazie Serenella, buona giornata e buona festa del papà. A voi, insomma, buona anche giornata a tutti quanti. Grazie, buona giornata. Certo, baci baci.